Poracci, pur essendo un'edizione estiva del TG Poro, non potevo non aprire con solo risposte sbagliate. Una tradizione è una tradizione. Allora, ci eravamo lasciati con questo shorts che, come scrive giustamente e rapidamente Gang del Bosk, mostrava del gameplay tratto da Another Princess is in Our Castle, mentre per la risposta più sbagliata di tutte ho scelto quella di Lionfire, perché magari scrivere Mario's Mansion 64 non è poi così creativo, ma io Smansion scritto così non l'avevo mai visto. Complimenti, si fa per dire. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando si è in vacanza. Quella di oggi, che ve lo dico a fare, sarà una puntata ricchissima perché dobbiamo recuperare settimane e settimane di silenzio. Quindi ho pensato di fare una cosa un po' particolare. Terremo infatti la puntata molto leggera, trattando quante più notizie possibili, ma tutte quante al volo. Quindi, prima di iniziare, vi invito a togliervi quelle Havaianas zozze, piene di sabbia, e a mettervi in marcia con le calzature adatte. La direzione è la conquista di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Tutto, ovviamente, in modo non violento. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ve l'ho promesso, oggi vi bombarderò di news. E da dove iniziamo? Beh, dai, per forza dall'aggiornamento a sorpresa di Nintendo Switch e dal ritorno di una grande icona dell'era Nintendo 64. Venerdì scorso è infatti arrivato Wave Race su NSO all'interno del catalogo Nintendo 64, un gioco che metteva in mostra tutti i muscoli della console, essendo praticamente uscito in contemporanea con il lancio europeo del Nintendone. Il migliore però rimane Wave Race per GameCube, diciamocelo. Comunque, con il titolo arrivano i soliti fix silenziosi da parte di Nintendo, in particolare per quanto riguarda l'emulazione di Pokémon Puzzle League, mentre nella versione giapponese di Wave Race sono stati rimossi i cartelloni pubblicitari della Fanta. Vabbè, anche questo titolo rientrava tra i giochi presenti nel data mining del database dell'app, quindi per ora quel leak è ancora confermato. Riusciremo a vedere tutti questi giochi presenti nella lista? E a proposito di annunci a sorpresa, The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Scarlatto e Poretto. In realtà non si è trattato di una sorpresa vera e propria, visto che il reveal è coinciso con la chiusura dei campionati mondiali Pokémon, ma un trailer domenicale è pur sempre un trailer domenicale, soprattutto se si tratta di una domenica d'agosto. Il focus è stato ovviamente sul competitivo e la teracristallizzazione, ma è stato mostrato anche un nuovo Pokémon, Cyclizar, mostriciattolo che ricorda qualcuno, non trovate? Comunque sembra che si tratti del mezzo di trasporto più diffuso nella regione di Paldea, può raggiungere i 120 km orari e nessuno si mette il casco. No comment. E a proposito di cose incommentabili, ma vogliamo parlare del crossover tra Fortnite e Dragon Ball? No, appunto, andiamo avanti. E proseguiamo con la dimostrazione inconfutabile che tutti i grandi publisher guardano il TG Poro. Qualche tempo fa ho messo Space Channel 5 come gioco di solo risposte sbagliate e che ti annuncia Sega dal nulla la partnership con Picture Start per la produzione di due adattamenti cinematografici a tema Space Channel 5 e Comics Zone. Il successo di Sonic al cinema ha chiaramente spinto l'ex rivale di Nintendo ad esplorare ancora più a fondo il medium, ma di tutte le IP mai mi sarei aspettato che Sega avrebbe tirato fuori due brand così random. Non credo che gran parte dei giocatori di oggi sia cresciuta a pane Space Channel 5, oppure no? Rimanendo in tema adattamenti cinematografici, abbiamo anche il primo sguardo rapidissimo sulla serie TV di The Last of Us, mentre il remake, della remaster, del porting, del reboot, della definitive edition del primo storico episodio sembra aver spaccato il pubblico in due, queste prime immagini del live action della creatura di Neil Druckmann e soci hanno ricevuto un feedback decisamente più entusiasta e positivo da parte degli spettatori. Non rischio copyright strike mostrandovi immagini nel video, ma vi lascio comunque il link in descrizione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E mentre io continuo a sperare in uno Shenmue 4, magari al cinema o in streaming, spoiler, non accadrà mai,
In realtà i punti di contatto tra storici, nomi Sega e film non finiscono certo qui. Infatti il creatore della serie Yakuza, Toshihiro Nagoshi, ha annunciato che il suo prossimo progetto si fonderà sui tre cardini che hanno reso grande la sua creatura, ovvero il dramma, la violenza e lo humor. Ricordiamo che Nagoshi, dopo 30 anni di onorato servizio, ha abbandonato Sega per fondare Nagoshi Studio e ha appunto dichiarato che il primo progetto del team sarà qualcosa di molto simile a un film di Tarantino e che il reveal del gioco arriverà molto presto, addirittura prima di quanto la gente possa aspettarsi. E nel mentre anche Sega continua a stuzzicare i fan di Sonic con l'ennesimo teaser, pubblicando questa immagine di Sonic Frontiers aggiungendo che le risposte sono proprio dietro l'angolo. A parte il fatto che un rivenditore taiwanese ha probabilmente leakato la data di uscita del titolo, prevista per il prossimo 15 novembre, uno dei mesi più affollati dell'anno, è palese che il post faccia riferimento proprio alla serata di apertura della Gamescom 2022. Domani sera alle ore 20 l'inossidabile Jeff Keighley ci darà compagnia con uno show di ben 2 ore dove verranno presentati circa 30 titoli. Non si tratterà di esclusive mondiali, ma principalmente di trailer inediti di titoli molto attesi. Tra questi figurano Sonic Frontiers, appunto, ma anche Hogwarts Legacy, rimandato all'anno prossimo, The Callisto Protocol, Gotham Knights e anche Return to Monkey Island. E c'è chi parla di un possibile reveal del nuovo progetto di Kojima, considerata la storica amicizia che lega il game designer al presentatore. Ovviamente seguiremo la presentazione dal vivo, l'appuntamento è per domani sera alle 19:30 sul sito Viola. Mi raccomando, non mancate! Ma in realtà la cerimonia di apertura della Gamescom segnerà la ripartenza di tutta l'industria videoludica dopo circa un mese abbondante di pausa. E aspettatevi un settembre ricco di eventi, molti dei quali sono già stati confermati, altri invece solo rumoreggiati. Ad esempio il 10 settembre l'Ubisoft Forward alzerà il sipario sul futuro della serie di Assassin's Creed e i rumor vogliono che oltre al nuovo capitolo della serie principale verrà presentato finalmente anche il live service dal nome Assassin's Creed Infinity. Nella presentazione potrebbero trovare spazio anche Beyond Good and Evil 2, progetto che sembra essersi sbloccato dopo anni di stallo produttivo, il remake di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo e anche Skull and Bones, ma questo mi sa che non lo vuole vedere nessuno. Dal 15 al 18 settembre sarà invece la volta del Tokyo Game Show, la fiera più importante del mercato orientale. Dal paese del Sol Levante aspettatevi qualche bella sorpresa, visto che numerosi publisher hanno confermato la loro partecipazione. Tra tutte spicca Capcom, che ha ben 2 live stream in programma. Nella prima si concentrerà su novità relative alla serie di Resident Evil, mentre nella seconda l'attenzione sarà tutta rivolta a Street Fighter 6. Insomma, un doppio appuntamento molto ricco. Anzi, ricchissimo. Ma dicevamo appunto che ci sono anche 2 eventi non ancora confermati che molto probabilmente avranno luogo a settembre. Il primo è un PlayStation Showcase e l'indizio principale è stata la rimozione di un leak del primo trailer di Helldivers 2, gioco di cui non si conosceva l'esistenza, ma che a quanto pare sarà sviluppato da Arrowhead Game sotto l'etichetta dei PlayStation Studios e possiamo immaginare che questa sarebbe dovuta essere una delle sorprese dello showcase. E se una grande compagnia ha rivendicato il copyright sui pochi secondi trapelati di trailer, beh, significa che qui gatta ci cova. E poi ovviamente c'è l'elefante nella stanza, il Nintendo Direct. Sebbene i mesi finali del 2022 siano ormai già belli pieni per la grande N, si sente tanto il bisogno di un nuovo Direct per la chiusura dell'anno, soprattutto dopo la mancata presentazione estiva. Cosa potremmo aspettarci? Beh, magari il tanto rumoreggiato ritorno di Metroid Prime, una benedetta data per lo sfortunatissimo Advance Wars e anche la presentazione ufficiale del nuovo Fire Emblem, di cui recentemente sono emersi i primi leak. Poi ci sono sempre Metroid Prime 4 e Breath of the Wild 2, ma non mi sembra il caso di sognare a occhi aperti, non trovate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e anche per esservi ripresentati dopo la pausa estiva. Nelle prossime settimane continuerò un po' questa programmazione ballerina, ma già domani vi posso assicurare che ci sarà un altro TG Poro e soprattutto seguiremo dal vivo insieme la cerimonia di apertura della Gamescom 2022. L'appuntamento è per le 19:30 sul sito Viola. Mi raccomando, non fate poracci, anzi, fate poracci e non mancate.
Vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno e delle ultime settimane, e l'appuntamento rimane a domani. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Summer, Michele Voce Strana, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Comunque mi è cambiata la voce, sembro più giovane. Bastava riposarsi. Sì.